Vilma Goic, nonna di quanti nipoti? Uno di 22 anni. E che nonna è? Ah, io me lo sono cresciuto, quindi è il mio bambino, per me è il mio bambino. Voglio più bene a lui che a mia figlia. Gli cantava le Ninna Nanni. Gli cantavo le colline sono in fiore. Maurizio Mattioli, ma questa era la merenda che le faceva suo nonno o sua nonna? Te devo dire una cosa, la verità. Questa un anno e mezzo già me la facevo da solo. Che ricordo ha lei dei suoi nonni? Io ho avuto una nonna slava che parlava solo il croato, che mi preparava lo yogurt, mi preparava i formaggi e quindi io sono cresciuta così. Ho imparato anch'io a fare le torte, le preparo anch'io e mio nipote è felice quando gli preparo o una crostata o un ciambellone. Con i nonni ho tantissimi ricordi, io ho condiviso la mia infanzia, la mia quotidianità con loro quando i miei genitori lavoravano, ma come me tanti altri nipoti hanno condiviso il tempo con i nonni, soprattutto perché i genitori a lavoro cercavano di affidarci sempre a loro, perché figure fondamentali. Che ricordo ha dei suoi nonni? No, un po' straordinario, peccato che me ci ho goduti poco. Mio nonno era un capitano dei carabinieri, era un uomo severissimo con i suoi figli, con mio padre e mio zio. Con me si era letteralmente proprio squagliato, come si diceva. Che merenda prepara ai suoi nipoti? Sempre le solite cose. Ma perché questa è la decima intervista. Ma no, è una televisione diversa, capito? Perché se nonna pensa che non è che te lo chiedono perché si scordano, capito? Te lo chiedono perché è una televisione diversa, capito? Che diverso che posso preparare? Quello che ho detto prima. Ma quello che ho detto prima vanno bene. Poi sempre quello preparato. La dico in miniatura, dico una frittatina, va bene. Per merenda. Un peperone ripieno. Sempre per merenda. Che nonno è lei, Maurizio? Permissivo, mangione, quindi non molto educatore in questo senso. Perché per me mangiare è importante, è bello, è allegria, soprattutto con le persone care. I miei nonni mi chiamano tutti i giorni, più volte al giorno, forse troppe volte. Infatti certe volte dico, limitatevi, sto bene, sono sana, sono stanca ma sto bene. Sono in un paese di Sala Consilina dove probabilmente non so quante persone chiamo nonna o nonno, quindi è quella la cosa bella, perché il nonno viene visto come una figura universale e il concetto del nonno, dei nonni è proprio forte, è bello, che dietro quell'hai mangiato o stai sciupato c'è tutto l'affetto e l'amore che prova verso di te, di cura, di attenzione.